Buongiorno a tutti, raga. Lorenzo Bentivoglio dalla Contea Mezzaluna e, visto il periodo e i prezzi esorbitanti del gas, come si fa a non tagliare legna per la propria casa? Sigla. Già avevamo fatto un video, forse 1 o 2 anni fa, su come spaccare la legna, ma ovviamente, essendo il 2023 oramai, dobbiamo continuare a tagliarla. Ora, come essere sostenibili in una pratica che ecosostenibile non è? Beh, ragazzi, ovviamente bisogna vedere situazione e situazione. In Sicilia, soprattutto nella mia zona, le piante di arancio che vengono sradicate, tagliate, cippate sono innumerevoli perché c'è la moda che ogni 5 anni si prende tutto il proprio giardino, si sradica, si brucia totalmente, radici comprese, e nella migliore delle ipotesi si chiama una ditta per cipparlo e poi si vende il cippato. Ma se riusciamo a introdurci in questo sistema, molto probabilmente molta legna riusciamo a recuperarla. Ovviamente saranno piante ancora verdi, ma fortunatamente l'arancio è una di quelle piante che si taglia perfettamente, o almeno si spacca perfettamente, quando è ancora verde. Molti di voi nell'ultimo video che abbiamo fatto mi hanno detto e corretto dicendo che la maggior parte della legna è molto più facile a tagliare o a spaccare quando è verde. Beh, ragazzi, sì. Ma anche no, nel senso che dipende moltissimo sia dalle condizioni della stessa pianta, sia ovviamente dall'essenza. Un esempio: qui abbiamo un pezzo di tronco di eucalipto che avevamo trovato in un campo già tagliato e lasciato lì a seccare per anni e anni e anni. Ma l'eucalipto, ragazzi, una volta che si secca diventa come la pietra ed è quasi impossibile da spaccare. Ovviamente ci si riesce, ma l'energia da usare è infinita. Cosa che invece non succede con il legno di arancio. Ma prima di andare a spaccare la nostra legna, consiglio comunque di prendere il vostro strumento con manico in plastica o in ferro, perché andando avanti con il tempo, anche se si mette a bagno e quindi si allarga il legno per permettere alla parte in metallo che taglia di non uscire e essere il più stretta possibile, ovviamente con il tempo andrà a consumarsi. Se consideriamo anche tutte le botte che eventualmente potrebbe prendere tagliando, la sua vita non sarà mai lunghissima, cosa che invece possiamo facilmente bypassare con un manico in plastica dura. Bella raga, andiamo a tagliare. Qual è la tecnica principale? Beh, già l'avevamo spiegata nel precedente video. Se ve la siete persa, qua vi lascio il suggerimento, ma andate a vederlo sempre alla fine. Comunque, per sommi capi, l'accetta o accettone, che dir si voglia, va preso ovviamente con la mano vostra primaria alla fine del manico, con l'altra mano vicino alla lama, e il gesto che si andrà a fare non è altro che quello di far scorrere la mano durante la discesa dell'accettone fino ad arrivare a questa posizione finale. Perché questo, ragazzi? Perché A si imprime più forza, B la precisione del taglio risulta aumentata di 100 volte, inoltre si fa anche molta meno fatica. Ovviamente la mano principale va a tirare l'accettone durante la discesa. Altro piccolo consiglio sulla sicurezza è quello di mantenere sempre le gambe ben divaricate. Non mettete mai una vostra gamba leggermente più avanti, perché se per qualsiasi motivo il taglio non dovrebbe andare come voi l'avete progettato, e quindi l'accettone o accetta che sia prende un angolo sbagliato e vi arriva alla gamba, abbiamo finito la nostra corsa verso l'autosufficienza. Quindi mi raccomando, sicurezza prima di tutto, magari anche un paio di occhiali e un paio di guanti se questo migliora la vostra presa sull'attrezzo, e andiamo a vedere come spaccare i nostri alberi di arancio.
troppa paura, non riuscite a dare il giusto colpo, ovviamente come il miglior Capitan America si prende il cippo di legno. Noi continueremo a tagliare le nostre legna e ovviamente questa qui non potrà essere utilizzata prima almeno di un anno, quindi andremo a stoccarla per i successivi anni, che molto probabilmente saranno anche peggiori di questo. Mi dispiace ragazzi, ma non ci sono i giusti presupposti per sperare così tanto. Ma poco male ragazzi, costruiamoci la nostra indipendenza economica, energetica e alimentare e andiamo avanti come i tori. Iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e spuntate la campanella per rimanere aggiornati. Commentate, mi raccomando, fateci sapere le vostre tecniche, le vostre esperienze, così che possiamo crescere tutti insieme. La nostra community è bella soprattutto per quello. Ricordiamoci, la natura non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno della natura. Lorenzo Bendivoglio vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video. Alla prossima, raga.